Sono molto contento dell'incontro che abbiamo avuto con il collega Joseph Muscat, un incontro molto utile, molto carico di importanti discussioni e anche di decisioni significative e importanti. Abbiamo discusso innanzitutto del grande tema che ci vede protagonisti in Europa, il tema dei flussi migratori, dell'immigrazione, delle politiche migratorie europee. Una discussione, credo, molto importante, molto significativa, perché riteniamo che l'Europa debba fare di più in quanto Europa sul tema delle politiche migratorie. E in particolare abbiamo discusso di alcune possibili iniziative e il giorno lunedì 29, quindi fra due settimane, io sarò ad Atene e a incontrare il primo ministro Samaras e in quella occasione metteremo a punto il punto di congiunzione tra il semestre di presidenza greco della prima parte dell'anno 2014 e il semestre di presidenza italiano della seconda metà del 2014, in cui il tema delle politiche migratorie sarà un tema centrale, fondamentale, e insieme a Joseph abbiamo deciso di far sì che anche Malta venga integrata nella discussione su questo tema, già che riteniamo Malta, per quanto ci riguarda, il nostro partner naturale su questi temi. Abbiamo molti punti di vista in comune e quindi associeremo Malta a questa discussione per preparare le presidenze appunto greca e italiana dell'anno prossimo. Ci siamo scambiate le nostre reciproche opinioni su quello che sta succedendo in Libia, nel senso che il tema di fondo è un tema che bisogna assolutamente che la stabilizzazione e il processo di institution building in Libia sia un processo che va avanti. Ho raccontato appunto al collega Joseph il lavoro che l'Italia sta facendo con la Libia, il training e tutte le altre operazioni che stiamo con loro facendo, e Joseph ha fatto lo stesso per quanto riguarda il lavoro che Malta sta facendo con la Libia. Credo che sia stato molto importante. Poi ovviamente abbiamo parlato delle questioni del futuro dell'Unione Europea, il futuro della integrazione, di una maggiore integrazione europea che noi metteremo al centro del nostro programma per il semestre del 2014, un'Europa che faccia in quel semestre un deciso e decisivo passo avanti sul tema dell'Europa politica. Questo è il tema che a noi sta più a cuore. Ho chiesto a Joseph una condivisione, un aiuto in questa direzione. Il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea farà fare all'Unione Europea, sono convinto e siamo convinti, quel salto avanti decisivo e direi di più quel punto di non ritorno rispetto al terreno e all'obiettivo dell'Unione Politica Europea e in particolare all'Unione dell'Eurozona, che ovviamente rappresenta oggi il punto di riferimento più importante. Abbiamo poi discusso di questioni bilaterali, diverse questioni bilaterali che ovviamente stanno dentro la cornice di un rapporto eccellente tra i nostri paesi, un rapporto che è mia intenzione, nostra intenzione, rinsaldare ancora di più. E lo rinsalderemo nei prossimi mesi, sia attraverso il lavoro che la Commissione, il Comitato Interministeriale, organizzato tra i Ministeri degli Esteri, con i ministri degli esteri, che continuerà e rilancerà il lavoro. Come sapete, alla riunione hanno partecipato anche i ministri degli esteri, i ministri degli affari europei, che colgo qui l'occasione per salutare calorosamente. E abbiamo nel merito discusso di alcune questioni. La prima, della quale ovviamente voglio essere molto grato a Joseph, la volontà di partecipazione che Malta ha espresso a Expo 2015. Per noi è un
segno molto importante. Come sapete, l'Italia annette grande importanza all'Expo 2015 e dopo l'annuncio della partecipazione della Grecia qualche giorno fa, oggi per noi è un segno di grandissima soddisfazione, quindi ti ringrazio veramente personalmente di cuore a nome del governo italiano per la decisione di Malta di partecipare. Per noi è molto importante che questo sia un Expo nel quale lo spirito europeo sia totale, perché sarà l'Expo, l'unico Expo europeo nell'arco dei 20 anni, perché tra il 2000 e il 2025 non ci sarà nessun altro Expo in Europa tranne Milano 2015, e poi perché grazie anche alla vostra partecipazione e alla partecipazione della Grecia sarà un Expo molto mediterraneo. Noi vogliamo che sia un Expo, dato il tema Feed the Planet, un tema quindi molto legato a concetti che nel Mediterraneo, nel nostro comune Mediterraneo, sono fondamentali. E proprio su questo tema del Mediterraneo abbiamo anche stabilito un lavoro comune per far sì che l'anno prossimo la discussione in Europa e il lavoro che la Presidenza italiana farà sia un lavoro che parla di Mediterraneo non solo parlando di politiche migratorie, ma parla di Mediterraneo parlando anche di sviluppo, di integrazione, di grande cooperazione economica, di cooperazione culturale. Credo e crediamo che questo sia fondamentale. Abbiamo toccato altri temi bilaterali, ne voglio citare uno in particolare che sta molto a cuore a Joseph e sta molto a cuore al governo italiano. E cioè abbiamo dato mandato ai nostri tecnici dei ministeri dell'energia, delle risorse, dello sviluppo economico, di lavorare, di riprendere il dossier che è fermo da molto tempo sulla questione geografica dei punti sui quali fare le estrazioni, estrazioni di gas, le estrazioni di risorse, di appunto materie prime energetiche. È una questione complessa, ovviamente è una questione che ha a che vedere con i confini della piattaforma continentale e naturalmente del mare, ma siamo convinti che questa volta possa essere la volta buona per trovare un accordo, perché ci siamo trovati d'accordo nel chiedere ai nostri tecnici di venire a portarci non problemi ma soluzioni, e vogliamo che queste soluzioni diventino la base comune per riuscire ad avere dei risultati positivi, perché altrimenti, se non ci sono queste soluzioni, nessuno sarà in grado di ottenere dei vantaggi su questo grande tema, in una condizione in cui invece Israele, Cipro sono la dimostrazione che la scoperta di giacimenti, di nuovi giacimenti, può portare importanti flussi e anche importanti cambiamenti geoeconomici dal punto di vista energetico. Quindi concludo e ti ringrazio moltissimo per i risultati molto importanti che abbiamo raggiunto oggi. Ho anche accolto con grande piacere l'invito che Joseph mi ha fatto di una visita alla Valletta, una visita che io spero si possa compiere in tempi rapidi, perché mi piacerebbe molto poter cogliere attraverso un'ulteriore discussione insieme quegli spunti necessari per rendere il programma della Presidenza italiana dell'Unione Europea un programma molto mediterraneo, un programma nel quale il Mediterraneo torna ad essere una politica centrale nelle politiche dell'Unione Europea. È una nostra mission comune e io sono convinto che insieme riusciremo a ottenere risultati importanti. Grazie e te la parola. Ringrazio il Presidente del Consiglio per il suo caloroso benvenuto che ci ha dato. Penso che abbiamo, come ha detto Enrico, abbiamo raggiunto dei risultati molto concreti in tempo breve. Maggiormente che possiamo dire che l'anno prossimo l'Unione Europea, il Consiglio Europeo, avrà due presidenze, quella greca e quella italiana, che metteranno il Mediterraneo al centro di nuovo della politica europea. Noi vogliamo che questo mandato sia un mandato positivo, che non parli solamente dei problemi
del Mediterraneo, i problemi dell'instabilità, i problemi dei flussi migratori, ma anche le possibilità enormi che ci sono nel Mediterraneo per lo sviluppo economico, per la progressione della qualità della vita per i cittadini del Mediterraneo. Siamo molto, molto lieti che il Presidente del Consiglio, nella sua prossima visita ad Atene, farà in modo concreto e avvierà i primi passi per questa coordinazione, che anche noi, dopo dei colloqui telefonici con il Presidente Samaras, pensiamo che ci sia un nuovo impeto europeo e mediterraneo alla quale Malta prenderà parte in modo attivo, e che penso che ci siano altri stati membri, cioè la volontà di altri stati membri di fare qualcosa di concreto. Il qualcosa di concreto comprende, abbiamo parlato in modo quasi minuzioso, comprende di vedere la Libia come parte della soluzione, non parte del problema del Mediterraneo e non parte del problema dei flussi migratori. La situazione della Libia l'abbiamo confermato sia sull'informazione e i contatti che abbiamo noi con i nostri colleghi ed amici a Tripoli, sia il Presidente del Consiglio. C'è un'apertura del governo libico, un'apertura quasi senza precedenti, che guarda a nord, guarda all'Europa, per avere una soluzione assieme, un tackling assieme del problema dei flussi migratori. Siamo stati molto contenti di sentire i punti che il governo italiano ha già messo a procinto, che sono molto simili anche ai punti che abbiamo discusso noi con i colleghi libici. Pensiamo che tutto questo, in congiunzione con le presidenze greche e italiane del Consiglio europeo dell'anno prossimo, ci sarà uno spiraglio che finalmente la questione della migrazione non sarà solamente una questione secondaria o che potrà essere lasciata, come ha detto il Papa, la globalizzazione dell'indifferenza. Noi la combattiamo, questa indifferenza, lo combattiamo in un modo molto tangibile. Abbiamo toccato, come pure ha detto il Presidente del Consiglio, sulla questione che mi è risultata, ma non soltanto oggi, ma anche in modo consistente dal Presidente Letta, come molto caro a lui, quella della convergenza, della governance dell'Eurozona in modo particolare, ma più ampiamente dell'Unione Europea. Abbiamo fatto la nostra posizione chiara, che noi vogliamo una governance migliore che rispetti gli Stati membri, ma che faccia in modo chiaro le regole, così che l'Unione Europea sia sempre più strutturata e più forte. L'Italia troverà da noi tutto l'appoggio per questo tipo di attitudine. E abbiamo pure dato mandato, per noi è fondamentale, perché dopo anni di stallo pensiamo che la questione degli idrocarburi e dei confini tra Malta ed Italia sia una questione da risolvere una volta per tutte. Abbiamo dato mandato politico per vedere anche la possibilità di esplorazioni congiunte di idrocarburi, così che l'Italia e Malta, come due paesi amici e vicini, non perdano tempo a litigare su linee di delineamento di confine, ma agiscano insieme per vedere le risorse della zona intromettente. Spero di vedere Enrico molto presto alla Valletta, dove possiamo di sicuro continuare ad avere più risultati di quelli molto soddisfacenti che abbiamo avuto oggi. Grazie. Buongiorno Presidente, Stanio Navarra, Bloomberg.
C'è una cosa che nasce da questo rapporto che lei ha con il nostro primo ministro, però apre un po' una cosa. C'è questa ipotesi di un asse tra lei, tra l'Italia, Malta e anche la Francia con il presidente Hollande su diverse questioni. Siete tutti d'accordo sul tavolo europeo? Sta nascendo qualcosa di nuovo su temi economici, temi del Mediterraneo? Ci può spiegare? La mia risposta è sì, sicuramente esiste una ottima sintonia, che è una sintonia personale, ma è una sintonia anche politica ovviamente, sul fatto che noi vogliamo più Europa, vogliamo un'Europa più efficiente, vogliamo un'Europa più vicina ai cittadini e vogliamo un'Europa più mediterranea. Questo tema dell'Europa più mediterranea oggi vedrà sicuramente una maggiore responsabilità da parte italiana, grazie anche al fatto che l'anno prossimo c'è il semestre di presidenza e ci sarà il semestre di presidenza di un altro grande paese del Mediterraneo, che è la Grecia. E quindi sì, sono convinto che insieme possiamo fare questo lavoro, e credo anche che sia una missione quella che dobbiamo assumerci, la missione per l'appunto di rendere sempre di più il Mediterraneo non il luogo soltanto dell'instabilità e dei problemi, ma cogliendo ciò che di positivo sta accadendo in alcuni paesi del Mediterraneo, invece cercare di andare avanti e guardare davanti in positivo. Quindi confermo questo, aggiungo che il lavoro che insieme a Joseph riusciremo a fare sarà un lavoro utile per Malta, utile per l'Italia, e sono convinto che sarà un lavoro utile per l'Europa. Da Malta Today. Una domanda sulla posizione del governo italiano sulla ripatriazione o il pushback policy dei migranti a Libia. Qual è la posizione del governo italiano in quel riguardo? E anche se avete discusso la search and rescue area di Malta, che è piuttosto vasta, molto vasta, se avete discusso maggior cooperazione per se l'Italia è pronta a aiutare Malta a coprire l'area piuttosto vasta. Sì, abbiamo discusso di questi temi, sicuramente ci sarà maggiore cooperazione tra noi. La questione chiave riguarda il fatto che in tempi rapidi bisogna che in Libia vengano attuate le decisioni che sono state prese a livello internazionale. Questo riguarda sia le convenzioni che la Libia deve attuare, riguarda anche e soprattutto l'impegno che paesi come l'Italia, ma non solo, anche la Gran Bretagna, la Francia stanno facendo la loro parte, ma insomma che l'Europa, tutte le iniziative che l'Europa sta mettendo in campo per la formazione, il training del personale militare, della Guardia Costiera e soprattutto del personale di confine, che rappresenta la questione essenziale. Perché la questione chiave in Libia è riuscire a gestire la frontiera con Chad e Niger, che rappresenta sicuramente il grande problema. E quindi per quanto ci riguarda, noi abbiamo, nell'incontro che si è svolto proprio qui 9 giorni fa, con Zeidan e col suo governo, messo a punto l'offerta italiana, un'offerta di training di 5.000 uomini delle forze appunto militari, delle forze di polizia di frontiera, e tutto questo percorso di institution building per quanto ci riguarda è fondamentale, perché noi vogliamo dare attuazione all'appello che il Papa ha lanciato a Lampedusa. Per quanto ci riguarda, l'idea e le parole forti con le quali Papa Francesco a Lampedusa ha detto mai più tutto quello che abbiamo vissuto, è per quanto ci riguarda fondamentale, e sappiamo che il mai più si gestisce soprattutto attraverso politiche efficaci di cooperazione nei paesi di provenienza, in particolare quindi in Libia e nei paesi poi dai quali viene il flusso più massiccio delle migrazioni. Quindi questo è l'impegno grosso che ci stiamo prendendo, un impegno ovviamente anche insomma significativo per un paese come l'Italia, ma lo facciamo perché vogliamo gestire al meglio questo processo. Noi da parte nostra
converremo il messaggio ai nostri amici libici che l'offerta, c'è un'offerta italiana, c'è un'offerta europea. I libici hanno dato lo stesso segnale a quanto abbiamo appreso oggi, sia al G8 sia giovedì scorso quando hanno incontrato il presidente Van Rompuy a Malta. Allora c'è la disponibilità chiara, ci sono delle questioni ancora da risolvere sul lato strategico, ma penso che per la prima volta ci sia un governo libico disposto a collaborare, sia un'offerta concreta che non ha a che fare con i soldi, ma a che fare col training, a che fare con le attrezzature necessarie per vedere che i confini libici, sia a nord, sia a sud, sia ad est, siano sicuri una volta per sempre. Presidente, buonasera. Presidenti, sono Enrica Agostini di Rai News 24. La riporto purtroppo a dei problemi di immigrazione italiani tutti particolari. Un attacco durissimo del presidente Caldaroli nei confronti del ministro Chienge, oggi un'escalation della Lega Nord con ultimo Matteo Salvini che ha zittito il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Lei cosa pensa di questo? Se pensa che davvero dovrebbero arrivare delle dimissioni? Ma quello che sta succedendo è un'altra pagina vergognosa nel nostro paese su questi temi. Purtroppo, se oggi guardate la rassegna stampa estera, l'Italia è presente sulla stampa estera di tutta Europa per questa vicenda. E io trovo questa una vergogna che fa male al nostro paese, e quindi mi sento di fare un appello al presidente Maroni, presidente della Lombardia, la più grande regione italiana, con la quale stiamo lavorando per l'Expo, leader della Lega, perché chiuda questa pagina rapidissimamente. Se non la chiude questa pagina, vuol dire che si entra in una logica di scontro totale che io credo non serva a lui, non serve a nessuno, ma non serve al Paese, perché, ripeto, una pagina di vergogna come quella che l'Italia da ieri sta provando su questi temi è una pagina veramente insostenibile. Quindi è un appello che faccio sincero e privo di qualunque voglia di strumentalizzazione. La chiuda questa vicenda il presidente Maroni al più presto. L'aver da parte di esponente del suo partito chiamato in causa il presidente della Repubblica, che voglio difendere e voglio soprattutto dire che non provino nemmeno a tirare in causa, appunto, con le parole che Salvini ha fatto, il Presidente della Repubblica, e questo è un modo per rendere ancora più forti i toni ultimativi che voglio qui porre al Presidente Maroni. Non è possibile che la vicenda continui così. La fermi, si chiuda, e credo che la vergogna sia già stata abbastanza così. Bene, grazie.